Non è uno schnauzer gigante. Sono ancora molti a confondere le due razze. Errore giustificato dal fatto che in realtà esse hanno qualcosa in comune. Ma questo cane arriva da molto più lontano del tedesco schnauzer. La storia di questa razza è recentissima. Inizia infatti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando la Russia doveva affrontare il problema della miseria, della fame e conseguentemente dei furti reiterati e difficilmente contenibili. Per questo motivo, il governo centrale decise di affidare all'allevamento della Stella Rossa un compito difficilissimo: selezionare un cane da guardia e difesa con aspetto imponente, grandi doti caratteriali e un fisico adatto a sopportare senza grossi problemi condizioni climatiche tutt'altro che miti. A differenza di quanto accade per altre razze, la storia del terrier nero russo non nasconde misteri. È tutta custodita nei minimi dettagli negli archivi di Stato dell'allevamento moscovita. Il terrier nero russo ha infatti una dote che spicca su tutte le altre: l'estremo equilibrio caratteriale. Sa distinguere perfettamente i momenti in cui occorre essere calmi e pazienti da quelli in cui invece può scatenarsi. Lo stesso cane pacioccone che regola i suoi passi al guinzaglio su quelli del suo conduttore, per piccolo che sia, si comporterà in modo ben diverso se uno sconosciuto si avvicinerà a casa nostra, divenendo un temibile guardiano della nostra proprietà e un incorruttibile difensore della nostra famiglia. Un punto che distingue il terrier nero russo da altri cani da guardia e difesa è la facilità con cui lega con gli altri animali. Ovviamente di famiglia, perché con quelli estranei occorre un po' di attenzione. Ma anche questo vale per la maggior parte delle razze. Il terrier nero russo è un cane di taglia superiore alla media e di struttura massiccia. Facilmente adattabile a qualsiasi condizione climatica, è molto ricettivo all'addestramento. Il grande equilibrio del carattere e la grande facilità di apprendimento fanno del terrier nero un cane adatto non solo alla guardia, ma a diversi altri usi. Con questa razza è quasi impossibile che non ne scatti un feeling profondo, perché è vero che un Chorny non si vede mai bene in faccia. Ma è anche vero che ci si mette pochissimo a scoprire che sotto quel ciuffo c'è un cervello di rara intelligenza. E poco lontano batte anche un cuore dolcissimo, pronto ad offrirsi totalmente a quello che non viene considerato un padrone, ma un compagno di viaggio. Il terrier nero russo, che ne dica lo standard, non è un cane facilissimo da addestrare. Non lo è, almeno, se si pretende che lui obbedisca perché sì, perché l'ha detto il padrone, punto e basta. Solo in questo caso, e cioè con un padrone che lo ama, lo capisce e parla con lui, senza limitarsi a dominarlo, il Chorny diventerà un allievo eccezionale, capace di performance di altissimo livello. Non solo cane da guardia, non solo cane da difesa e antiscippo, anche se queste sono ovviamente le sue specialità, ma anche grande atleta, abilissimo in discipline sportive come il Mondio Ring o l'Agility, in cui vediamo impegnato questo soggetto. Da adulto, un terrier nero russo ben allevato e ben educato sarà un eccezionale compagno di vita e di lavoro. Abbiamo già visto quanto sia disinvolto in mezzo alla gente, tra la folla. Se ben socializzato fin da cucciolo, sarà un cane tranquillo, amichevole e giocherellone. Cucciolo un po' imbranato o grande campione di bellezza, il terrier nero russo è un cane che dà tutto di sé, chiedendo in cambio molto poco. Qualche attenzione per il suo bellissimo mantello. Buon cibo e acqua fresca sempre disponibile, perché i cani neri attirano i raggi del sole e quindi soffrono un po' il caldo, e soprattutto compagni umani che lo facciano sentire utile e importante, dando un senso alla sua esistenza. Tutto qui. Lui non chiede altro. E vi ringrazierà offrendovi amore, protezione e tanta simpatia. Questo è un cane indescrivibile, un cane da provare per credere. Solo così capirete perché il governo russo ha coperto di gloria i suoi inventori. Solo così scoprirete davvero perché questa razza viene chiamata perla russa. Perché le perle, certo, sono belle anche in fotografia, ma le emozioni più forti le danno solo a chi le tiene fra le mani.